Io sono Carola e frequento la seconda O dell'Istituto Grandis. Sono Rebecca Reiner e frequento la seconda E dell'Istituto Superiore Sebastiano Grandis. Mi chiamo Valentina Momolino, frequento la classe seconda E dell'Istituto Grandis di Cuneo. Mi chiamo Christian, frequento l'Istituto Grandis di Cuneo, quinta superiore. Mi chiamo Ajare, frequento la classe terza G al Grandis. Mi chiamo Valeria, frequento la classe seconda dell'Istituto Grandis. Mi chiamo Alexi, frequento la prima E dell'Istituto Grandis. Mi chiamo Giovanni De Luca e frequento la classe seconda A dell'Istituto Grandis di Cuneo. Sono Giorgia Ghiglione e frequento la quarta E del Grandis. Io sono Marta Marandola e frequento la classe prima E dell'Istituto Grandis. Mi chiamo Eric e frequento la classe quarta P. Lo spettacolo si chiama Per un bacio ed è tratto dal romanzo di Ivan Cotroneo. Il mio personaggio è Elena Valenti. Io sono la professoressa dell'Istituto Superiore. Mi rapporto con i miei alunni in modo diverso. Sostengo molto Lorenzo, che viene preso in giro e bullizzato molto spesso, ma dall'altra parte sono innamorata di una mia studentessa, Valeria. Nello spettacolo interpreterò Valeria, un'eccellente ex alunna della professoressa Valenti. Valeria è un'amica di Lorenzo che cerca di difenderlo dai professori, che molto spesso decidono di inviarlo dal preside perché indossava una maglietta corta oppure metteva lo smalto. Io interpreto Lorenzo, un ragazzo molto particolare. Io innanzitutto vengo preso in adozione da parte di due genitori. Mi hanno iscritto ad un liceo scientifico, dove il primo giorno di scuola, prima di entrarci, ho visto un ragazzo molto, molto bello. Si chiamava Antonio. Il mio personaggio si chiama Antonio ed è un classico ragazzo sportivo e popolare. È un ragazzo all'apparenza normale come tutti gli altri, ma che in realtà è estremamente confuso e ha delle enormi insicurezze, nonché il ragazzo di cui Lorenzo si innamora. Antonio cerca sempre di assecondare l'opinione altrui. In questo modo riesce a farsi accettare da tutti. Del mio personaggio non mi piace il suo atteggiamento verso i problemi. Dà sempre la colpa a una o più persone e non si concentra sul problema. Del mio personaggio mi piace il fatto che io sia molto presente con i miei alunni, ma allo stesso tempo una persona coraggiosa e sensibile. Ciò che non mi piace è la paura che ha di rivelare sentimenti a Valeria. Ciò che non mi piace invece è il fatto che io mi faccio condizionare dai pregiudizi e che non abbia il coraggio di confessare l'amore che provo per Valerio. In questo spettacolo ho imparato veramente tanto, ho imparato a essere molto più empatico soprattutto. Te mi ha fatto diventare un ragazzo molto più forte, un ragazzo che ci crede di più in quello che fa. E da lì ho trovato la mia passione, il teatro. Ho trovato la passione perché è la mia ragione di vita, da tutti i miei problemi che mi porto appresso. Lo spettacolo mi piace perché parla di una storia molto emozionante. Inoltre mi sono innamorata dei personaggi che hanno delle personalità molto diverse, anche se in alcuni casi si sono comportati in un modo sbagliato. Ciò che mi piace dello spettacolo è il modo in cui parla di questi argomenti attuali e fa vedere delle parti della società che a volte noi ignoriamo. Ho deciso di seguire un corso di teatro scolastico perché era un mio sogno da quando ero piccola. Inoltre mi piace sempre provare cose nuove, infatti grazie a questo corso ho potuto provare nuove esperienze e conoscere nuove persone. Mi sono subito trovata bene con il gruppo di teatro e ho scelto di farlo perché da tanto mi affascinava, ma non ho avuto mai il coraggio di provarlo. Ho scoperto parti di me che non avevo ancora scoperto. Del corso mi piace il fatto che siamo tutti molto uniti e più che un gruppo di teatro sembriamo un gruppo di amici semplici che ridono, scherzano e parlano insieme. E quello che mi piace del corso è che non sembra di fare un corso di teatro scolastico, ma sembra una chiacchierata tra amici seduti al bar davanti a un caffè. Abbiamo un professore fantastico, un professore che si mette alla pari con noi. E ho scelto di seguire un corso di teatro scolastico perché dovevo dare un motivo ad una mia compagna di mettersi in gioco. E poi alla fine ho capito che oltre a mettere in gioco lei, mi sono messa in gioco io in
primis, e credo di aver fatto veramente una scelta favolosa. Mi è sempre piaciuto il teatro, ma non ho mai avuto modo, ecco, di viverlo così a fondo, e sono veramente fiera della scelta che ho fatto. Spero che comunque questo spettacolo possa fare, spero che ciò che vogliamo far arrivare alle persone arrivi, anche se è molto difficile. Ma sono pronta e sono molto 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 fiera e felice. Il nostro insegnante è speciale, è allegro e molto fantasioso. E quindi grazie davvero di tutto, Matte. Grazie, Matte. Grazie, Matte. Grazie, Matte. Grazie, Matte. Grazie di tutto, Matte, davvero. Grazie per... cioè, ci siamo davvero divertiti quest'anno a fare teatro. Ebbene sì, poi vabbè, il finale non ve lo svelo, è una sorpresa, il finale è un, vi dico solo, con colpo di scena, una roba che nessuno si aspetterebbe.